bad news dal Pakistan, è tutto un casino. Il piano adesso è, non lo so, entriamo prima possibile perché non riusciamo neanche a starci con la testa qua, perché sta succedendo veramente di tutto di là, gente sì. Bloccata. Entriamo oggi, contesi, distrutti, per cui andiamo avanti. Cioè non è tanto flooding in realtà, è tutto, sì, è questo tragitto, scorta armata, per cui abbiamo deciso di andare, raggiungere Islamabad prima possibile e poi vedere che diavolo fare. Intanto usciamo, per cui adesso di corso prepariamo le borse, sono le 3, avevamo preso una notte in più, ma adesso vediamo come andare via, andare al border stasera. Strizza. Io onestamente ho paura, ve lo dico, ho paura. È un'area molto delicata e saremo comunque ben pieni di calage attorno a noi ed è gente tagliagolata che non ha nessuna remora ammazzata. Giro di talebani, allegria! Vai! Come vi raccontavamo nel precedente episodio, per arginare il fenomeno dei contrabbandieri che esportano la benzina a prezzi iraniani in Pakistan, in quest'area del Beluchistan iraniano il governo ha dato agli abitanti una carta benzina con tot litri, per cui la benzina è razionata e spesso le file che si formano per il rifornimento sono infinite. Oggi abbiamo deciso all'ultimo momento di entrare in Pakistan, ma il confine di Taftan chiude nel tardo pomeriggio e rischiamo di arrivare quando è già chiuso. Stiamo quindi correndo, ma i tanti posti di blocco militari ci rallentano. A Taftan ci sta aspettando il mitico Hamid, chiamato The King of the Border, punto di riferimento per ogni viaggiatore straniero in transito che può contare sull'aiuto prezioso di Hamid per risolvere velocemente tutte le complicate pratiche burocratiche di confine. Hello, hello, hello. Yeah. We are going to Pakistan, we have the visa, yes, we are. How are you? Camera record? No, music, music. Passport? They are waiting us because they are closing the border. Where are you from? Italia. Where are you from? Italia. We have the we have everything. But we need to go because they are closing. Okay. Thank you. No, responding, di che stiamo arrivando in 10 minuti. Hamid? Yeah. Hamid? Passport number. Yeah, why one second? Hamid, we are at the border. Custom office.
Ok, thank you. Bye. Eccoci ad Aftan, confine tra Iran e Pakistan. Nella provincia del Baluchistan pakistano, i viaggiatori stranieri, in bici, moto o autocamper, hanno l'obbligo della scorta armata. Addio quindi al viaggiare liberamente. I Levies, un gruppo paramilitare, uomini armati di Kalashnikov alla guida di auto o moto, ci scorteranno lungo tutto il tragitto a partire dal confine, dove stanotte dormiremo in una stazione di polizia. Hamid, Custom Office. Hamid. Yes, custom office. Carnet. We have carnet inside. Do you need the carnet now? Carnet. Do you need the carnet? You need the carnet. We have the carnet. Carnet machine. Yeah, we have it. Yeah. Chiedono il carnet. Sbrigate tutte le pratiche al confine iraniano, controllo passaporto, visto, libretto della moto, infine carnet de passage, compilato e firmato, vediamo sventolare davanti a noi la mezzaluna e la stella su sfondo verde. Il cancello pakistano si apre davanti a noi e quello iraniano si chiude alle nostre spalle. Quanto possono cambiare le infrastrutture e gli edifici nel raggio di pochi metri? Primo controllo, un uomo esce da un ufficio e ci chiede il passaporto e i visti. Sorride e io mi distendo, i sorrisi mi fanno sempre questo effetto. Secondo controllo. Entriamo nell'ufficio immigrazione, una stanzetta spoglia aerata da un umidificatore e con una scrivania dietro la quale siede un ragazzo. Con fare gentile ci fa delle domande e quando le rivolge a me abbassa gli occhi quando gli sorrido per rispondergli. Con i nostri documenti, il passaporto, il visto e il carnet de passage, riempie a mano un quaderno e alla fine ci chiede una firma in fondo alla rispettiva riga. Infine ci congeda, ma non prima di chiederci una foto insieme. Ci rimettiamo in moto, avanziamo di altri 4 metri e via dentro un altro ufficio, un grande edificio composto da un'unica stanza aerata da una quantità infinita di ventilatori attaccati al soffitto di polistirolo. In fondo c'è una fila lunga di soli uomini. Sono proprio buffi nel loro modo di stare in fila tutti addossati l'uno all'altro, come se l'essere più vicino al bancone garantisse di passare i controlli più in fretta. Noi andiamo a un altro bancone, situato nell'angolo opposto. Arrivals, dice un cartello, e poi altri due cartelli individuano due tipi di code, Ladies and Children, e l'altro Foreign Visitors. Anche qui, uno alla volta, esaminano i nostri documenti, ci scattano una foto e finalmente sento il rumore bellissimo del timbro sul passaporto. Bam! Siamo nuovamente liberi di percorrere altri 4 metri. Parcheggiamo le moto che subito si circondano di decine di occhi curiosi che presto vengono allontanati da un soldato mentre noi entriamo in un ufficio angusto affollato da 3 soldati che ci richiedono i documenti per poi accompagnarci in un'altra stanza che dicono essere refrigerata. Anche qui una ventola rinfresca questo sgabuzzino che è comunque più fresco della rovente temperatura esterna. La moto segna 43 gradi. Siamo entrati in Pakistan, siamo già in carcere. Esatto, in carcere. Francesca per contrabbando. Allora, tutto un contrabbando di sigarette evidentemente. Questa è la stanza dove il
poliziotto, ho scelto di aspettare. Esatto. Guardate che bella barella. Guarda che queste cose sono molto più comode di tante altre che abbiamo trovato. Esatto. E c'è tra l'altro anche dell'acqua e dell'uva qua. Molto carini. E dobbiamo aspettare il convoglio della polizia. I Levis che ci porteranno alla stazione di polizia dove dormiamo stanotte. Per ora tutti gentili, tutti sorridenti, abbiamo passato tutti gli uffici. Confine fatto con Hamid numero uno, il king, king of the border. King of the border, number one. E qua adesso siamo in attesa di vedere cosa succede. Sì. Il problema non è il posto di confine, il problema è quello che ci tocca il posto di confine. Comunque questo è l'unico posto rifrigerato, ed è rifrigerato da questa non è rifrigerato, fantastica ventola. Ma lui ci ha detto British. Refrigerator place. L'ufficiale De Levis a cavallo della sua motocicletta ci ha portato in altri uffici dove completare altra burocrazia. Parcheggiamo le moto che nel frattempo incuriosiscono tutti i presenti ed entriamo in un altro edificio fatiscente. Le pareti sono piene di faldoni, numerati che arrivano fino al 2018, così tanti da far impallidire i magazzini del Tribunale di Bologna che frequentavo qualche anno fa. Mentre l'ufficiale scrive di suo pugno i nostri dati su un grande registro, ci portano il primo tè speziato con il latte, eredità dell'impero inglese. Insieme alla burocrazia, of course. Infine veniamo portati in un'altra grande stanza al cospetto di colui che chiamano il Big Boss, un uomo sulla cinquantina, corpulento e con degli occhiali, seduto su una scrivania con davanti un altro enorme registro. Capisce che le moto sono due e mi guarda curioso. Mi chiede se anch'io guido una moto e sembra molto stupito quando gli rispondo con un entusiasta sì, mentre firma quello che sembra il nulla osta, sorride sotto i baffi. Lasciamo gli uffici e raggiungiamo la stazione di polizia dove stanotte dormiremo, probabilmente il luogo più sicuro dei prossimi giorni. Finora tutti sono stati gentili e sorridenti, ti sorridono imbracciando il Kalashnikov. Ricordo che quando io e Amedeo avevamo iniziato a frequentarci 3 anni fa, lui mi mandò la bozza del volantino dell'evento che stavo organizzando a teatro, dove avrebbe parlato dei suoi viaggi di storia. Ricordo che sulla prima pagina c'era questo uomo con dei bei baffi che con faccia seria e imbracciando un Kalashnikov sedeva sulla Willis di Amedeo. All'epoca mi sembrava un'immagine di mondi così lontani che non avrei mai visto. Quando oggi, dopo una trafila di uffici, prima nella parte iraniana e poi in quella pakistana, siamo arrivati alla stazione di polizia da dove saremmo ripartiti il giorno seguente, Amedeo lo riconosce. È lui, l'uomo della foto, seduto alla scrivania questa volta. I remember you! Gli mostra la foto, scoppiano a ridere, è felice di rivederlo. Amedeo vive di nuovi incontri ed incontri che si ripetono. Lo capisco, perché in luoghi così lontani, trovare un sorriso familiare in mezzo a tante facce sconosciute fa bene al cuore. E così lo spaventoso luogo di confine tra Iran e Pakistan diventa la polverosa pista per una rincorsa tra vecchi amici.
abbiamo fatto il carnet. Wow. Vedete, ma appena entrati nella caserma noto subito un ragazzo in un kurta bianco che ci osserva stringendo con le mani le sbarre. Ci diranno più tardi che è in prigione perché ha tentato di attraversare il confine senza documenti. Oltre a lui conosciamo tre ciclisti europei che stavano aspettando da un giorno proprio noi per attraversare il Belucistan tutti insieme domani. Quest'uomo che vedete ci ha raggiunti in caserma per cambiarci gli ultimi contanti iraniani in rupie pakistane. I soldi li trasporta in una borsa avvolta da un lungo fazzoletto. Anche qui ci controllano ancora una volta i documenti e poi prenotiamo due bottiglie di benzina per il giorno seguente. Ci portano anche il tè. Oh, nice, thank you. Do you have everything? Do you have food and... No, we don't have food. Me. Rush into the border. We were supposed to come to go tomorrow. We have like two stupid things. Maybe we can survive. No, we have enough, but... Mentre lasciamo al compressore gonfiare il materassino per la notte, mangiamo del tonno con del pane che ci eravamo portati dall'ultima spesa di emergenza in Iran. Parlo direttamente dal bagno. Questo qua. Doccia. È tutto assurdo qua. Ho sudato come una pazza, quindi non mi frega niente, io faccio la doccia. Non è neanche fredda. Nel frattempo Amedeo cerca il modo per farsi ammanettare. E poi arriva finalmente l'ora di dormire. Con il vociare esterno, il caldo infernale, la scomodità del matrassino, sembra una bella impresa. Domani si parte alle 8. È davvero tutto assurdo, ma almeno per stasera l'ansia si è un po' calmata, sciolta dalla gentilezza incontrata finora. Certo, occorre sapersi adattare, ma sono felice di vivere questa assurda esperienza e sono curiosa di quel che ci aspetta nei prossimi giorni. Problem. Broken.